Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt e benvenuti in una nuova puntata, la prima dell'anno nuovo della Be Happy, o almeno la prima che registro nell'anno nuovo della Be Happy. Allora ragazzi, buon anno a tutti, buon Natale, perché gli auguri di Natale non li avevo fatti a tutti voi. E, tra l'altro oggi il giorno dopo dove io ho fatto un anno su YouTube, perché mi sono iscritto il 4 di gennaio e il 5 di gennaio ho caricato il primo video su YouTube. Allora devo dire che come anno è andato piuttosto bene, anzi pensavo di andare molto peggio di come sono andato in realtà. Non è che ho fatto chissà quanti numeri, però diciamo che sono abbastanza contento dei numeri che ho fatto. Però vabbè, c'è ancora molto tempo per crescere e per fare tante altre belle cose. Allora ragazzi, off camera ho fatto un paio di cosine. Prima di farvi vedere cosa ho fatto nell'Energy Assetto, andiamo un attimo nella zona vecchia dell'Applied Energy Stick. Allora qui, ragazzi, ve l'ho già detto che facevo tutto off camera e si tratta semplicemente delle api dei colori. Niente di... tra queste with unclaimed reward. E dove? Forse... no, forse qui erano, sì, perché stavo facendo delle api. Allora, praticamente, poi ci dava anche dei regali strani, cioè anche inutili tra l'altro. Forse questo era il più utile dei regali. Allora, praticamente ci diceva di craftare tutte e 16 le api dei colori, quindi dal nero fino al bianco, passando per tutti i colori. Quindi ragazzi, è abbastanza intuitivo. Quando per esempio abbiamo da fare l'ape dell'arancio, dell'arancione, è normale che si fa col rosso più il giallo, credo. Aspetta, non vorrei fare una figura di merda, ma mi sembra che l'ape dell'arancione si facesse proprio tramite il giallo e il rosso. Rosso e giallo, sì, ok, avevo ragione. E tutte le altre così via, quindi quella del grigio si fa col nero e il bianco, quella del grigio leggero si fa col grigio e il bianco e così via. Quindi si tratta solo di crafting praticamente lunghi e l'unica cosa che magari da cui si parte per fare tutte queste api è la Diligent, più alcune altre api come la Forest e altre che magari sono normali, le api comuni. Allora lì praticamente l'altra volta mi sono dimenticato di farvi vedere cosa sto facendo. Allora qui metteremo un harvester con il l'upgrade massimo e qua metteremo tutte le piantagioni ovviamente al 10-10-10 della Palm Harvester. Ovviamente ho evitato di farvelo vedere perché non si tratta di niente di che. Praticamente l'Agricraft, per chi non lo sapesse, allora prendiamo dei crop. Prendiamo, che ne so, dei semi, no, ho attivato il coso dei chunk, non mi serve. Tra l'altro vedete che la cosa dell'Applied raggiunge anche questa zona qui, molto bene. Allora, andiamo ad analizzare questi semi, che se sono 10-10-10 non mi serve a niente, 10-10, l'ultima parola famosa. Allora, li mettiamo dentro perché potrebbero servirmi. Che altro? Allora, le carote sono sicuro al 100% di non aver fatto il 10-10-10. Infatti 1-1-1. Allora ragazzi, come funziona l'Agricraft? L'Agricraft ci permette di potenziare i nostri semi in modo tale da poter ottenere molte più risorse da un singolo crop. Per esempio, io adesso ho un singolo crop di broccoli. Se lo provo a raccogliere... ah, tra l'altro c'ho il magnete attivo. Praticamente da un singolo crop ne otteniamo ben 4, il che è molto utile, tipo se vogliamo fare una farm di zucche per i semi, se vogliamo fare una farm di grano per il pane e tante altre cose, ovviamente anche quella per le patate della farm di energia è fatta allo stesso modo. Mi sembra che ve ne ho già parlato, ma comunque ripetere non fa niente, non fa male. Allora, per poter potenziare i nostri semi abbiamo bisogno di due semi genitori, quindi il primo ovviamente lo faremo normale. Ovviamente vi consiglio di utilizzare un watering can, se è reinforced ancora meglio perché è molto più veloce. E praticamente, oppure anche il bone meal, ma il bone meal non è gratis rispetto a questo. Una volta che agiamo su questo crop e lo facciamo maturare, facciamo questo crossbreeding di crop e poi innaffiamo di nuovo. In questo modo abbiamo ottenuto dei semi di carota, ma
non abbiamo potenziato nessuna caratteristica. Come vedete abbiamo 1-1-1 in Growth, Gain e Strength. Allora, Growth è la statistica della velocità di crescita della pianta, Gain è quanti ce ne dà, praticamente più tende ad arrivare, più è vicino a 10 e più prodotto ci dà. Per esempio, fai che da 1 al 10, dall'1 al 3 ci dà un broccolo, per esempio, dal 4 al 6 ci dà due broccoli e così via, capito? Fino ad arrivare a 10 dove ce ne dà 4. Ora, per potenziare le nostre strength è la forza della pianta a resistere dalle erbacee, nonostante in questo modpack non abbia ancora visto delle erbacee, oppure lo devo ancora aggiornare, ma non ne ho voglia di aggiornarlo. A questo punto del gioco sinceramente rischierei anche di perderci il mondo. Allora, come vedete, adesso abbiamo fatto crescere anche questi semi. Ora facciamo crossbreeding tra le due piante e facciamo crescere i semi di carote. Ora almeno una statistica dovrebbe essere cresciuta. Infatti in questo caso sono cresciute tre statistiche, abbiamo avuto fortuna. Quindi facciamo questo procedimento fino ad arrivare al 10-10-10 per ottenere le nostre, i nostri semi al massimo. Questo è un altro regalo che ci ha fatto quelle quest dei colori, quindi sono abbastanza felice. Allora, torniamo nella zona dell'Upleard. Poi per quanto riguarda le quest magiche, ragazzi, io ve l'ho già detto, praticamente non è che odio le quest magiche, non le ho già fatte nella Desertcraft, quindi rifarle per me sarebbe una rottura di scatole, una cosa abbastanza inutile, perché poi si tratta anche della Botania, che in questo modpack non mi può aiutare per niente. Poi vabbè, anche la Towncraft non so dove vada a parare, ma non me ne frega niente sinceramente. Allora, qui c'è un Anvil con cui stavo rinominando tutte le le CPU. Allora andiamo nell'Energia Scepter. Faccio vedere cosa ho fatto. L'ho arredato del tutto, manca giusto il piano di su. Allora, qui abbiamo fatto un piano di intermezzo, non so se ve l'avevo già fatto vedere. Ah sì, e beh certo, perché ci ho messo questo praticamente, dove abbiamo lasciato solo il Quantum Ring con il Wireless Access Point e il Tesseract. Poi qui magari metteremo qualcos'altro. E qua abbiamo completato il nostro reattore e arriveremo subito anche a quello. Qua abbiamo fatto, vabbè, un metodo d'accesso al terminal dell'Upleard Energistic, anche perché non avevo più voglia di scendere giù per entrare nell'Upleard. Qui giù abbiamo messo un'altra turbina che, come vedete, funziona alla grande. Abbiamo fatto anche altra Luricrite, ragazzi. Qua generiamo praticamente 28.000 redstone flux a turbina, quindi tutta abbiamo la bellezza di oltre 60.000 redstone flux su tick. Infatti, come vedete, la turbina è praticamente totalmente piena. Ho aggiunto anche un'altra laser drill, ragazzi, ma comunque sia tra l'altro l'ho riempito di questi laser focus yellow per trovare quanta più yellowite possibile. Allora, il reattore, ragazzi, come vi ho fatto vedere l'altra volta, ha queste coolant port. Allora, un attimo, ne stacco una. Allora, le coolant port praticamente si differenziano in due tipi: quella che fa immettere il liquido al suo interno e quella che lo fa fuoriuscire. Allora, rimettiamo questo. Se non sbaglio, dovrei averne una. No. Un attimo di lag, ma va bene. Anzi, in questi giorni non mi sta neanche dando problemi, se devo essere sincero. Allora, craftiamone una. Faccio vedere un attimo una cosa. Crescent Hammer. Allora, questa azzurra, come si vede anche dal senso delle frecce, farà entrare dei liquidi all'interno del reattore. In questo caso farà entrare l'acqua, perché verrà trasformata in steam che poi verrà mandato alle nostre turbine. Per poter cambiare il tipo di coolant port, ovvero anziché di input la rendiamo di output, basta avere una crescent hammer, cliccarci col destro,
vedete che cambia proprio colore, diventa rossa e le frecce tendono ad andare verso fuori. Quindi in questo modo possiamo far fuoriuscire lo steam dal reattore. Allora ragazzi, un'altra cosa, state attenti, perché con un reattore di queste dimensioni avrete bisogno di veramente parecchia acqua. Infatti, come vi faccio vedere adesso, ho fatto 5 transfer pipe di tipo transfer node di tipo liquid collegate a un tesseract con 64 word iteration upgrade e 5 stack di speed upgrade. Infatti vedete che anche così sì, me lo trasferisce molto velocemente, ma comunque ha dei problemi. Vabbè, però abbiamo comunque un bel rate di acqua trasferito al tesseract. Vi ricordo che il tesseract trasferisce in modo praticamente infinito qualsiasi cosa gli diciate di trasferire, quindi energia, acqua, steam e così via. Qui abbiamo un buffer, diciamo, di energia, dove quando riusciamo a fare tipo delle vibrant, ne abbiamo 39, perfetto, allora direi già di piazzarne qualcuna, evitando che magari il mio jetplate le ricarichi. Infatti mi sa che non le aveva ricaricate perché erano staccate probabilmente. Quindi facciamo così. Allora, perché sto facendo questa batteria? Sinceramente non lo so, perché è abbastanza inutile, dato che abbiamo già un mega batterione nella zona dell'Applied. Questo diciamo che lo sto facendo giusto per vedere quanta energia sto producendo. Infatti adesso sto producendo la bellezza di 28.000 rest of flux su tick. Ora facciamo quest'ultimo piano e poi basta. Sì, direi di sì, il tesseract lo lasciamo dentro, perfetto. Ora ragazzi, l'unica cosa che magari può andarci contro per facendo un impianto del genere è la produzione di yellowite, perché praticamente questo reattore, allora innanzitutto questo reattore è stato limitato, allora ve lo faccio vedere subito, ha le control rod tutte settate all'80%, praticamente sta producendo col 20% dello yellorium che sfrutterebbe normalmente, e sta praticamente producendo la metà in più di quello che produceva il reattore prima, cioè il reattore nella zona industriale, nella zona degli impianti energetici, ma consuma un quarto di quello che consumava prima, perché prima mi consumava al massimo 0,440 millibucket su tick, invece adesso me ne consuma 0,140 e produce 20.000 redstone flux in più di energia. Però come detto prima, ci serve del fuel. Quindi per poter generare del fuel, l'unico modo che abbiamo noi è quello di usare le api, oppure utilizzare il plutonium. Il plutonium funziona allo stesso modo della yellowite come diciamo come fuel. Ovviamente il plutonium si cerca di utilizzarlo per fare la ludicrite, ma almeno per il momento l'ho utilizzato per fuel. Poi vabbè, quando avremo tutte le 8 turbine magari lo utilizzeremo solo per fare solo lo yellorium per fare l'energia. Quindi dopo tutto questa introduzione, che è durata un quarto d'ora tra l'altro, in questa zona ho già provveduto a settare l'impiantino, diciamo il mini impianto, dove andremo a metterci tutte queste yellorium B, mentre tutte le altre che abbiamo già fatto, che avevamo precedentemente, andremo a rimuoverle. Allora togliamo questa, allora iniziamo a piazzarle 1, 2, ovviamente taglio ragazzi, perfetto ragazzi. Allora laggerà un pochino perché le api, come abbiamo visto, almeno con tutte queste particelle, per esempio nella zona dove stavo producendo il ferro, tende a laggare parecchio. Allora, più che altro volevo fare questa cosa, prendiamo lo yellorium comb, infatti sta laggando un po'. Allora qua abbiamo un retriever,
col cestino, gli diciamo di non prendermi lo Yellorion combo, ma il tutto il resto sì. Qua facciamo la stessa cosa, però gli diciamo di prenderlo. Quindi facciamo Ignored, vediamo quanti me ne ha raccolto di già. Buono, sì, mi va più che bene. E qua Ignored. 14, very good. Allora, questa chest la possiamo anche togliere. Quindi quello produrrà il nostro Yellorium. Ora mi serve scendere, innanzitutto, perché se non scendiamo è un po' un casino. Abbiamo un Tesseract, perfetto. Questo lo buttiamo qui dentro, questa lo buttiamo qui dentro. Poi mi serve un crafter. Ah, non ho un crafter. Peccato. Allora, vediamo se riesco a craftarlo molto velocemente. No. Ma io è possibile che non ho fatto l'autocrafting del crafter? Allora, prendiamo le pattern. Ok. Crafter. Allora, dovrei avere tutto. No, il Zeta Logic Controller. Porca miseria. Allora, aspetta un attimo. Slice. Ecco qua. Prendiamo questo. Poi mi serve Silicon. Solarium. Dovrei averne. Perfetto. Redstone. Perfetto. E poi Zombie Head. Dovrei fare anche un autocrafting di questi oggetti qui, ma frega cazzi, non mi interessa. Allora, ho un po' di energia, ma non so se basta, quindi facciamo energy out in questo modo qui. Saving energy. Questo dovrebbe caricarsi, 1, 2, 3 e 4. Muoviti. Grazie. Poi, crafter. Allora, mi serve il Machine Cases. Ah, ce l'ho già. Perfetto. Allora mi serve... No, dovrei avere tutto. Crafter. Ah, la crafting table. Vabbè, la facciamo subito. Olè. Abbiamo anche il crafter. Allora, ma io non... No, non potevo. Purtroppo non potevo, stavo pensando se potevo farle più di una alla volta, ma mi ricordavo bene. Allora, queste magari le buttiamo qui dentro per il momento. Anche a te. Allora, mi serve una centrifuga. Centrifuga, eccola qua. Dovrei poterlo fare, perfetto. Poi mi serve Resonant tu nonno. E il Tesseract. Perfetto, ora saliamo su, io direi di piazzarlo, tanto una centrifuga dovrebbe bastare, però mi serve un ender chest and collegata all'applied. Ok, ma aspetta un attimo, allora fammi vedere com'era. Perché non me lo ricordo. Allora, Yellorium. Io ottengo questo. Che mi dà Yellorium Grains. Questo mi dà la Yellorium Dust. Questo mi dà... Quindi devo anche smeltare. Quindi mi serve anche che non laghi. Quindi mi serve anche una Furnace. Ho una Furnace Resonant. Ma in realtà non mi serve una Furnace Resonant. Un Hardened può anche andar bene. 15. Allora, mettiamo il Tesseract, per esempio, qui che sta più, che è più bellino al centro. Poi facciamo così e così. Mettiamo la centrifuga. Intanto piove. Governo ladro, come dice Marcus Cron. Allora, mi serve prima di tutto la centrifuga. Quindi la mettiamo qui. Very good. Poi abbiamo l'Ender Chest che possiamo mettere. Un hopper dovrei averlo. Non ho un hopper. Cazzo, non ho un hopper. No.
Allora, item back e poi i servo. Molto bene. Allora, facciamo in questo modo qui. Come lo mettiamo? Così dovrebbe andare bene. No, tu non ti devi collegare, anche se non dovresti poter prendere niente dal Tesseract, però meglio non rischiare di incasinare tutto. Allora, facciamo così, ignored, e mettiamoci la nostra Ender cestina qui sopra. Oh, 52! E già! Porca miseria, l'ho appena messa a produrre. Buono, buono. Mi va più che bene. Allora, facciamo così poi. No. Ah, vabbè, lo posso fare in due volte. Tipo una cosa del genere e una cosa del genere. Quindi se... No. Quindi da qui... Allora, da lì ti faccio uscire, dato che non mi hai ancora dato i grinds di Yellorium. Allora, vediamo un po'. Trash can. Lo possiamo mettere in questo modo. Perché? Ah, fanculo, dei liquidi. Allora, abbiamo quasi finito. Quindi, da qui facciamo uscire Only Drop e Beeswax, quindi facciamo Whitelist e Ignored. Quindi qui dovrebbe rimanermi solo lo Yellorium Cranes. Perfetto, da qui lo facciamo uscire da qui. Ok. Ora mi serve il crafter. Quindi facciamo in questo modo qui. E diciamo tu craftami la Yellorium Dust. No, single item, quindi facendo così dovrebbe autocraftarmi la Yellorium Dust. Perfetto. Ora gliela fa... no, ok, gliela facciamo uscire da qui. Configuriamo anche questa dato che ci siamo. Qua mettiamo la Redstone Furnace. Qua glielo facciamo entrare e qua glielo facciamo uscire. Perfetto. Oppure lo facciamo uscire da sopra. Sì, facciamo uscire da sopra. Poi vedete gli augmentation. Perfetto, va più che bene. E qua sopra gli mettiamo la nostra Ender Chest, che manderà tutto lo Yellorium dentro la fornace, cioè dentro l'impianto dell'Applied, che sarà trasferito tutto nel nostro reattorone. Ora qui, ragazzi, ovviamente lo coprirò off camera. Qui intanto mi sta smeltando tutti i vari Yellorium Comb. Più che altro ho paura che magari si riempa, ma non credo. Penso che la centrifuga riesca comunque sia. 40, 39, sì, dovrebbe riuscire comunque. Vabbè, poi vediamo, magari ne aggiungo una di centrifuga. E sti cazzi. Intanto mi lagga come se non ci fosse un domani. L'ho detto io che queste app mi avrebbero dato un po' di problemi. Allora, 165 Yellorium Ingot, very good. Più altri 120 di Plutonium e 64 lì dentro. Molto bene, ragazzi, molto molto bene. Quindi, ragazzi, la puntata di oggi finisce qui. Spero che l'impianto che ho creato vi piaccia. E ovviamente ogni turbina che metterò la metterò off camera, perché tanto ormai vi ho fatto vedere come si costruisce una. Non è il caso che vi faccia vedere come si costruiscano le altre 7 che metterò lì sotto, anche se ne ho fatto 3, quindi le altre 5. Quindi per il momento è veramente tutto. Io sono Matt e ci vediamo alla prossima.